Verde e inizia ad, avvo ad avvolgerlo ed è scoppia come una sfera, una sfera che non fa rumore. E dove la sfera tocca, la corrente dell'elettroplasma si spegne. Ok, e dalla e stazione? Vorrei, e, e vorrei intervenire io comunque, dalla stazione, cosa? Perché Garrot guarda questo e, e per dire, credo che era tutto calcolato e dalla stazione il muro di luce che è una. Presenza costante ormai delle vostre vite, eh, che vedete, vedete illuminarvi la, la quotidianità e sempre il riflesso su questo nero fiume di petrolio che circonda la città, questa barriera alta una sessantina di metri eh, di elettricità crepitante. Questa cosa viene di colpo in un bagliore prima verde poi uno sfarfallio incerto boom, a mancare per quella che è un'intera sezione tra due Uh, pilastri di, uh, di, di, di questa elettrobarriera, e in quel momento, sostanzialmente, tutte le persone, tutti quanti, dall'ultimo povero Cristo che era in fila con uh, tenente per, uh, un, uh, per un posto di lavoro, ai grossi politici e uh, ministri della, della Chiesa dell'estasi dell della carne tutti quanti lo sguardo di tutti è uguale ed estremamente umano nel momento in cui sul volto gli si dipinge lo smarrimento e questa barriera viene a mancare la linea che divide sì. voi umani vivi dal resto del mondo che sta fuori e in tutti si dipinge l'inquietudine dell'incertezza tutti tranne allora. il dottore probabilmente Adesso, ti aggiungo una scena praticamente mentre vedi la gente che Comincia un po' a muoversi, a scappare, anche un po' cercando di allontanarsi da quel confine che non esiste più. Vedi il dottore che, con calma, quasi un po' mischiandosi alle guardie, che comunque qualcuno si spingerà per cercare di. Sì, sì questo calma. è il, il mezzo istante di, di sbalordimento, poi, poi succederà qualcosa. Vedi che lui praticamente guarda e comincia a camminare e sussurra. Mi spiace solo di averlo dovuto usare troppo in anticipo, e basta. Eh, e Garrot dall'alto invece lei per adesso non ha fatto altro che voltarsi verso una direzione e poi l'altra fondamentalmente eh, le cose sembrano comunque tornare nel, nei piani praticamente lei apre la sua mano guantata e conta e ovviamente a lei mancano parzialmente due dita Dunque lei conta solo fino a 3, ma tanto basta perché al 3, dopo che si spegne questa barriera, dunque, c'è questo attimo di silenzio e sgomento e silenzio è tutto un dire. Perché in genere si sente permanentemente questo, eh, questo rumore elettrico della, della barriera al fiume, che però adesso non c'è più. e Si sentono gli sgomenti. e eh, Probabilmente ho la sensazione che. Si creerà tra un attimo una linea di, 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 da, da un lato di difesa, e dall'altro di caos, eh, però Garot finisce di contare: tre e praticamente si spengono tutte le luci della stazione, mm. e invoco Lido dalla centrale con il quale ci siamo messi d'accordo. Ok e allora eh, lui è un pesce relativamente piccolo quindi non ha accesso all'intero generatore lui magari vi garantisce il, come dire, il, la possibilità di, di entrare, vi dà le mappe, vi dà una porta aperta quando serve l'elenco dei turni eccetera ma il lavoro sporco l'avete dovuto fare voi mi ha forse dato uh, la locazione, sai che ho detto che Carrotta aveva pirolettato in giro per tutta esatto. la, la struttura, eh, mi, ha dato, mi ha dato praticamente il pilone portante dell'energia, eh, le coordinate e, e magari Goal forse mi ha dato qualche ingegno che potevo piazzare uh -huh. lì con, con un timer. Tutto per dire p... che comunque ecco, mi serve un tiro di flashback su voi che fate il, che fate eh. il lavoro sporco per far saltare il tutto il laido della centrale diciamo è quello che vi permette di fare questo tiro altrimenti non avreste eh, le informazioni necessarie per per farlo quindi direi che è una facciamo un flashback e è un tiro in posizione controllata nel senso che avete tutte le tutto il tempo e la possibilità di, eh, di farlo con l'agio migliore e dimmi tu se vuoi, eh, se vuoi farlo tu mi basterebbe già anche un crawl, nel senso che ti infili in un visto e poi sai cosa, fa cosa devi fare mm. cioè praticamente o ha dato forse una device, eh, il, il Lido, ok, forse mm -hmm. da, da piazzare lì e semplicemente allora l'ho messa visto che gol ha fatto partire la fase facciamo cadere la barriera, io faccio partire la fase facciamo, facciamo il casino totale in stazione e faccio Mamma partire il che darà il segnale a, a Tenente di fare il suo. Fantastico. Vai allora. Fammi questo, questo tiro e vediamo quanto va il quanto bene funziona questo blackout generale della stazione. Ok, sto pensando. Va bene, lo faccio. Direi eh, che questo che... però. Ti costa stress mm -hmm. perché comunque insomma fa conto che è l'equivalente di fare un piccolo colpo, cioè è, è, mm. è stato comunque difficile entrare in una zona. Uh, una zona difesa ti ci è voluto impegno e tempo. Quindi mm. ti chiederei due stress, uh, ok. E in più, uh, allora pushare costa due stress, giusto? Mm. Ok, sei in posizione controllata. Se vuoi senza pushare poi. Uh, spostarti a. No, perché voglio fare qualcosa di molto casinoso. Ah, allora faccio un, faccio un push e uso i passi del diavolo. Uh. E fondamentalmente, fondamentalmente, mi permette quando puscio, di o fare una, una, un, un, diciamo, un atto atletico super umano, oppure di confondere i miei nemici e farli attaccare loro a vicenda. E io voglio fare questo. Comunque, mentre io faccio questa opera, e poi avrò praticamente un dato in più perché faccio il push. Se funziona ah, in verità, funziona così o così, però da vedere quanto funziona a livello di tutta la stazione, si attaccano a vicenda quei poveri okay. che ci sono sotto. Diciamo che sì, puoi generare il caos uh, necessario da, uh, da, da rendere la situazione estremamente confusa. Mm. Eh, considera che ci, ci spendo 4 stress. Di sì, sì, porto. sì. Eh, dunque, cos'è? è un disperato è un controllato perché no no sei controllato secondo me perché cioè, appunto ho fatto, è difficile ho fatto un passato, è difficile devo... ma mm, ti puoi prendere il tempo per farlo e tra l'altro sono sopra praticamente ho la visione tipo da a, a visuale di, di volatile praticamente Vai. di gazzalatra dunque ok e ci metto il bonus dai ho tirato prol sì ok, ho fatto un 6 perfetto, successo pieno ed effettivamente al tuo 3 eh, la stazione comincia a spegnersi cominciate a eh, sentire grida d'allarme e cominciate a vedere il uh, uscire in pratica interi manipoli del, delle giacche blu uh, da muoversi sul, sul piazzale della stazione cominciando una scordinata evacuazione eh, nel momento in cui il, gli imperiali nel frattempo stanno eh, tentando di mantenere l'ordine e tentando di evitare che il panico si diffonda sull'informazione sull che l'elettrobarriera è andata giù. Su questo si aggiunge il buio della, della stazione e per un attimo nessuno ci capisce più niente. E sentite addirittura partire uno sparo e qualcuno che grida di paura uh, e per un attimo veramente non si capisce più uh, chi sta dalla parte di chi e la gente vede fantasmi ovunque, ha paura anche uh, della sua propria ombra, che non c'è più visto che per un attimo uh, tutto quanto è buio. Questi un attimo fa si preoccupavano di un, di, di un piccolo foro dentro alla protezione della fusoliera del treno. V vediamo adesso il foro grande di là. Allora, questo è, la, questo è quello che succede in stazione ed è quello che vede il, il dottor Stratovarius. Viceversa, nel, nel treno. Quello che succede è che nessuno più bada al treno di quelli che sono lì, il blackout qui fa poco, nel senso che eh, si spengono i grossi fari, restano accesi eh, vari, i vari attrezzi di, di identificazione e manutenzione, i pali elettrificati e cose del genere che eh, hanno un piccolo generatore sulle spalle eh, dei, dei portatori, più che altro tutta l'attenzione degli esterni è rivolta verso il fatto che l'elettrobarriera è scesa e vedete... Quelli che sono sul treno e stavano cominciando, si era aperta una porta, stavano cominciando a interagire col personale di terra. Istantaneamente richiudono la porta e adesso stanno tentando di sigillare il treno sull'interno perché il problema adesso è tutto quello che è fuori, mentre prima il problema era ciò che il treno avrebbe potuto portare al suo interno. Coloro che sono fuori, i, i due warden e il resto del personale. Eh, si gira verso l'elettrobarriera e eh, per la maggior parte gli sguardi sono sgomenti tranne per i due warden che vedete che eh, cominciano a um, tentare di, di fare qualcosa eh, no Anto intervengo perdonami eh, Vuoi... facciamo avvicinare Timur o no, eh, vabbè, dimmi. voglio solo sapere che cosa fa la guardia imperiale la guardia imperiale, quella che tu conosci, beh, lei è sempre rimasta dentro un treno e probabilmente è ancora dentro il treno che, come dire, fa il suo, il suo da fare. Okay. Lei ha fatto, Mi... come dire, la sua monomissione dopodiché a valle di questa non... Ah, ma proprio anche altri protettori imperiali sul treno, perché sì. sapevamo che c'era un manipolo anche alla stazione, tra l'altro, di mm -hmm. Sì, diciamo imperiali. che tutto il personale all'interno del treno adesso sta come dire andando in difesa del treno e quindi okay, di si stanno, si stanno barricando si, stanno... Le stands, si, stanno, Esattamente, si stanno rovesciando dentro la, che la è la stessa cosa che molto più lentamente sta tentando di fare la stazione cioè chiudere i portoni della stazione e difendere il perimetro della stazione intesa come edificio okay. dottore okay. quando... voglio attaccare una flashback veloce Vai. a questo momento quando si stacca la luce mm. e poi si riattacca e tutti iniziano a salire sul treno per sigillarlo tra i tecnici c'è il dottore ok tecnici, eh... io riprenderei un attimino dalla scena in cui esplode la bomba mm -hmm. la telecamera inquadra un sta, questa questo... roba è successa tipo in 15 secondi eh. sì 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 lampo di luce verde poi la telecamera si sposta sulla mano di Garrot che conta uno con l'indice e si vede Timur, dietro il tizio che osserva l'esplosione, il, il volto esterrefatto del tipo a guardia del, del bugigattolo dove stanno i, i, i palombari, che guarda esterrefatto di fronte, il viso illuminato da questa luce verdastra. Dietro di lui, a qualche passo di distanza, Timur con una grossa barra di ferro in testa, in mano. Poi si vede la mano di Garrot che conta due. Timur è sempre più vicino. Conta tre. E questo pezzo di, di ferrovia che cala sulla testa del tizio. <ride> e Timur che entra dentro. Ok, quindi dov'è che sei adesso? Dentro? Adesso eh, mi sto mettendo la tuta da palombaro. Ok. <ride> Va bene. Allora. Eh, direi che adesso, però, dobbiamo fare un paio di tiri. Il. Eh sì. Vertigo, uh, stai entrando in scena e hai avuto veramente poco tempo per uh, cambiarti d'abito, sei facilitato dal caos generale, però uh, hai dovuto compiere anche una distanza significativa e uh, ti chiederei un tiro per mescolarti ai tecnici. Sono allora, i gruppi di tecnici, tu, questo diciamo era il gruppo che si stava spostando verso il treno perché era stato richiamato per fare appunto il, i controlli del treno. E, e adesso è il parapiglia, gente che sta tornando verso la stazione, altri che stanno andando verso il treno, e ci stai muovendo con loro verso appunto il treno che è quel punto lì che sta indicando. Mm -hmm. Allora, tiro Wave sei sì, Pusho, e per spiegare meglio la cosa, eh, uso, beh, uso monstrous, mostruoso mm -hmm che mi permette di fare due cose, o una o l'altra. Una di queste è di avere performance atletiche ecce eccezionali, soprannaturali a momenti. Vabbè. Quindi, di conseguenza, io praticamente vedi il dottore che diventa per un istante quasi, quasi gobbo, ma non è che fa uno, ma fa uno scatto velocissimo, con naturalezza quasi, e si mischia questi qua, cambiandosi, vabbè, non alla flash, no, ma praticamente molto probabilmente va qualcosa sotto, così sì, sì. via, no? però recupera in fretta nel momento in cui scatta via il buio. Cosa che gli altri non sapevano ovviamente nel gruppo, lui in quel momento lì ha davvero fatto quella cosa velocemente, in maniera quasi naturale è arrivato a quella, a quella distanza. Ed è mischiato agli altri. Quindi io tirerei pushando Sway con due. Perfetto. E, e, e c'è veramente questo momento in cui ti muovi con fare ferale eh, nella penombra e si percepisce lo spostamento di questa cosa che. Per chi lo sente, probabilmente alimenta la eh, concreta sensazione che i demoni sono già entrati dalla barriera. Buonasera a uno. Ehm... Faccio un patto col diavolo. Dimmi: praticamente, eh, questa cosa del fatto di aver usato il mio, la mia peculiarità, comunque, anche se Warden è ha attirato delle attenzioni. A livello sovrannaturale ha interagito col Ghost, decidi tu come. Mm -hmm. Ok. Può, averlo, può aver aperto un clock, può non averlo aperto, può... Cioè, ovviamente i world non hanno una cosa un po' più importante, però ovviamente, come hai detto tu, ah, c'è un demone che gira. Cioè... Certo. Poi non è che lo potrà, cioè non è che dicono, vabbè andiamo là, tanto c'è una stazione che se ne frega. Allora, io adesso aprirei effettivamente un clock. Mhm. Mm mi chiamo pandemonio molto come dire in maniera morigerata e è un clock da 6 mm -hmm. e quando questo clock sarà pieno eh, la parte dei binari e il eh, questa parte inferiore dell'isola su cui è costruita la stazione eh, sarà pesantemente invasa dai dai fantasmi okay con conseguenze per chiunque, sia voi o qualcun altro che, che è lì, questo sostanzialmente è l'effetto della, della barriera caduta. Quindi apro un tic su questo per effetto del patto col diavolo, perché questa cosa, questo tipo di attività comunque in qualche modo eh, richiama. Ed hai fatto un 4. Io mi sono un penso che... Sì. Ci può stare, in realtà no, in realtà potrebbe essere rischiosa perché, eh, perché l'attenzione di tutti è divisa su troppe cose e tieni conto che quelli che, eh, con cui tu ti stai mescolando, c'è gente che sta scappando, gente che eh, sta scappando allora, però, dico... però verso il treno quindi... Cioè, io avevo fatto saltare dietro barriera per spostare la nostra posizione da disperata a rischiosa. Sì, sì, infatti, è... quindi ti dico: secondo me, adesso la tua posizione è rischiosa, nel senso che, ok, rischiate di morire tutti con l'invasione dei fantasmi, ma adesso, come adesso, le attenzioni sono su ben altro tenore di problemi. Esatto. Ok, fatto 4 quindi posizione rischiosa. Ok, eh, ti do semplicemente un, un effetto ridotto, nel senso che riesci ad avvicinarti al, al treno. Uh -huh. ma eh, non riesci plausibilmente ad accedere al treno eh, semplicemente il treno è stato sigillato chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori per adesso quindi arrivi lì in scena e dovrai trovare un modo per come dire eventualmente salire o comunque eh, ti, ti faccio arrivare sulla, come dire, sulla zona del treno ma non oltre faccio l'ultima cosa e poi lascio la scena agli altri apro un ultimo flashback Uh, mentre camminavo, sono saliti sul treno una parte dei tecnici, è possibile? Uh, no, probabilmente non è salito nessuno per adesso perché appunto, ti dico, il personale di terra era molto circospetto su quello che era dentro il treno, quindi è per questo che hanno tenuto i due spazi divisi, però non è detto che qualcuno abbia forzato la mano. Okay, questo è quindi... quello che avrebbero fatto. Allora, quelli, quelli con cui sono io praticamente mh, sono dei tizi, che cosa facevano? Loro. quelli erano lì a quelli lì stavano andando lì a vedere se c'era stato un malfunzionamento quelli il compito di quelli lì era andare sul treno e vedere se c'era stato un malfunzionamento e se quella crepa avesse in qualche modo compromesso uh, le barriere elettriche sulla parte esterna del treno quelle che i rail jack preservano okay, allora facciamo così eh, non, non mi segno il flashback e lascio gli altri la parola poi vediamo dai vai allora, Gar Garotta è incidiva e... sulla, sulla superstruttura, Cosa scusa, Timur? Uh, tu uh, ti metti Devi fare il tuo tiro per uh, come dire guadagnarti, il, um, uh, guadagnarti la tuta da Palombaro. Vado eh, di schermisci e direi che esattamente testa, facciamo, qualche... questo, facciamo questo tiro, dopodiché, uh, come dire, sblocchiamo la tua posizione e sappiamo che la prossima volta che ti vedremo uh, cammini come un, uh, un palombaro in questo paesaggio spettrale uh, che è la stazione nel panico più totale. Ok, eh, tiro secco. Vai, tanto sei in uh, posizione controllata, hai tutti quanti gli asset dalla tua, ok. Lato stand via, 3. Oh, un fallimento ok. E da posizione controllata, facciamo quello che mi piace di più: cioè, ti rigiro la posizione rischiosa. Il colpo di spranga sostanzialmente sta per arrivare sulla nuca del tizio. Uh, ma, il dottore, ma il timur, probabilmente non si trattiene dall'urlare prima. Uh, ti faccio, posso assorbire la conseguenza della scoperta? Perché io ho Shadow, che posso, posso assorbire conseguenze di, di scoprimento. Eh, guarda, gli, tanto, come conseguenza, gli farei semplicemente ritirare il tiro da rischioso. E dopo, nel caso, se vuoi, ti ok. V vedo che, vedo che senso, era giusto per problemi. dirti che non è una conseguenza pesantissima. Quindi, se vuoi, tenerla sì. sì. No, vedo, vedo Timur che ha dei problemi nella folla con la sua spranga perché praticamente stanno spintonando un po' tutti. Vogliono entrare nell'edificio. Lui non è l'unico che vuole entrare in una tuta da, da, da Railjack Jack. No, penso che la scena e sia in quel... una zona molto più, come dire, più, molto più isolata. Adesso c'è il tizio che era a difesa del magazzino. Tipo, e ah. uh, siete, sono in due, non c'è gran spettacolo in realtà. Ok, vediamo che cosa succede al limite subentro con un coltello da lancio. Um, io scioccamente non, 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 non ci avevo pensato. Però effettivamente io ero nascosto in una posizione preparata, quindi avrei potuto utilizzare un dado in più. Magari S se lo Se vuoi tirarmelo a posteriori, ah, ok. Accetto... Te, te, ne tiro, te ne tiro uno singolo sì. che è un'abilità dello Spider, giusto? Eh, dello Scout. Ok, vai, eh. oh, buono. <ride> Ed è il 6 che mancava. Ok. Eh sì. Garrot rinfila il pugnale da lancio, delusa. E allora. il tizio. In pratica, ti. Sp... Ecco, cioè, ho la scena se vuoi: e allora. urli, passi la spranga sul tizio, il quale riesce a fare una mezza schivata indietro. Ma in realtà la spranga è lunga e non lo colpisci col primo estremo della spranga, ma la fai girare dall'altro lato. E arriva il secondo colpo sul raggio più lungo e SBAM! Lo tiri giù, secco, facendola girare presente come un bastone lungo in cui entrambe le estremità vanno a colpire in un colpo solo. Sì, sì, sì. E... E... Per un istante, la gente pensa che sia fuori portata, ma Timur sogghigna allunga l'estremo allunga e sbom! schianti il tizio. Direi che suona una campana, ma in tutto questo casino, un rintocco di campana è veramente una goccia nella pioggia. Eh beh. Anche perché chissà a Six Tower che cosa sta succedendo. Eh beh, là, là sembra Pasqua. Praticamente. Effettivamente <ride> qua, qua è tutto buio. Lì ci sono file di fuoco e, e fumo. Effettivamente, se qualcuno vuole passare attraverso lì, buona fortuna. E se qualcuno okay. stesse guardando il cielo, vedreste i Death crew. Dei corvi eh, in uno spettacolo che non si è mai visto negli ultimi anni alzarsi in stormo e cominciare a muoversi verso Gadok Station. A sciamare, sì, e sotto questo sciame, sopra la sov sovrastruttura della stazione, c'è Garrot che si volta, è lì accovacciata, praticamente pronta per subentrare in scena. Vede sotto di sé cosa stanno facendo Tenente Goal. E adesso tocca a lei entrare e fare il suo. Visto che il treno si sta isolando e bisogna agire prima che riescano a isolarlo completamente, e Garrot si volta su verso un altro pilastro, c'è un'altra figura accovacciata che però è abbastanza inconsistente, fantasmagorica. Vorrei tirare a Tune con Compel, la mia nuova abilità che ho preso girando a caccia di demoni per il mare d'inchiostro. Mm -hmm. Voglio evocare l'altra Garrot. E eh, lo oh. sapevo! e lo sapevo che lei sarebbe stata qui oggi, non sapevo che sarebbe stata al tuo fianco. E ci sei tu in una versione un po' più effimera e forse qualcuno direbbe un po' più giovane, eh, i lineamenti un po' più uh, un po' più morbidi e ti guarda con uh, sguardo affettuoso e con e con attesa un po' troppo affettuoso probabilmente <ride> comunque eh, le dico te sei brava a correre, lo so bene e vorrei proporre un patto con il diavolo Dimmi. voglio il dado in più però quando questa storia finisce se sopravviva eh, Garrot vedrà Lucilla raggiungerla dunque questa corsa finirà punto ok e... Lei ti dice in risposta semplicemente alla tua affermazione: Dice, Sai che questa sarà l'ultima corsa. Hai capito finalmente che tu mi appartieni. È il momento di finire questa farsa. E lei non, eh, non sorride, non, non annuisce, non, non fa niente. Semplicemente, come dato di fatto, fa beh Sarà la nostra ultima corsa, allora e praticamente vo voglio che lei scenda, entra con che Lucilla entri con Garrot dentro al foro che c'è nel treno, praticamente. Perché uh -huh. eh, Lucilla è un fantasma e Garrot si può trasformare, sì. praticamente temporaneamente in una specie di corpo. Ti piace questa cosa che tu chiami Lucilla il fantasma e Garrot il PG. Ah. Ma cioè, non è... sono libero in verità. <ride> è un... Ok, e, sì certo tu puoi uh, anche tu uh, a tutti gli effetti seguirla come un fantasma ed è infatti il piano di esistenza in cui vi siete conosciuti, in cui entrambe eravate pari ed entrambe eravate reali allo stesso modo. e Andiamo, lei è sicuramente un, uh, un asset che ti, che ti guida in questo e tu puoi seguire lei. Um, che non so se mi dà retta, devo tirarlo la tune col compello oppure mi, mi dai il patto con il diavolo e vado a io, io farei quindi... tutta una cosa unica, nel senso che l'obiettivo okay. qui è entrare. Questo è un vantaggio. Se sbagli il tiro, probabilmente le cose non vanno come andrebbero. Hai un patto col diavolo che stabilisce la fine della questione. Secondo mm. me è un tiro unico, e, e nel caso arrivi, arrivi all'interno. Tra l'altro, mi costa due di stress già solo per attivare il Ghost Veil. Uh, e... <ride> uh, e poi tirerei la tune assieme al, al dato extra che ho. Cosa sono in, sono in rischioso? Sei in. Uh... Rischioso considera, direi. Considera che dovrebbe esserci il foro lì, dunque sì. nella, nella protezione del treno. Dunque. Infatti, diciamo sì. che tra il foro e una serie di cose di preparazione ti lascio l'effetto a standard, altrimenti, e considerando anche che avete i piani del treno, quindi sapete tutto. Altrimenti, il treno sarebbe semplicemente un tie talmente alto che sarebbe difficile da violare. Eh, quindi, effetto standard, posizione però rischiosa. D'altra parte, quelli che sono dentro al treno stanno appunto adesso mettendosi in allarme per tenere fuori quello che arriverà. se eh, non sono ancora così pronti. L'idea è appunto avere, avere Lucilla e Garrot che una va in una direzione dentro al treno una volta dentro e l'altra va nell'altra, così da dividere le forze dentro e possibilmente certo. poter creare un accesso ai miei compagni se ci riesco. peranto. io gli do un dado, uh -huh. prendo staglio, un dado perché Gaul evidentemente era andato lì perché dove c'era la crepa che Lucilla, che Garrot ci aveva detto, lui fa sì che mentre i tecnici stanno un po' scarcivovolando, così, lui mette, facendo farsi notare qualcosa, non ci interessa la cosa, che fa interferenza temporaneamente, mettiamo per un secondo con le difese per dare il tempo a Garrote e Lucilla di entrare. Uh -huh. Per okay. rendere più facile il loro lavoro. Giusto per settare la scena, comunque adesso immaginati che questo è successo qualche istante fa, e, e adesso, comunque, dottore, tu sei nel mezzo di, di un vespaio, nel senso che. C'è veramente la gente sull'esterno che sta cominciando a correre ovunque, tutti tranne i Warden e un paio di persone che sono rimaste lì con loro. Lì fuori comunque sappi che adesso è il panico, non è che nessuno ti sta badando più di tanto. A ma gli do un dado. Cioè sì sì, che... no no, non sto, non sto contestando l'azione, sto solo dicendo per il futuro fatti i conti che tu sei abbastanza indisturbato lì. Sì sì, cioè praticamente mi dai un aiuto dunque. Esatto. esatto. Se ti aumenti... Eh, ti, non so, dimmi tu se vuoi un dado extra o spostarti la posizione. È stata no, no, prendo, prendo il dado extra perché devo Vai. riuscire ad entrare. Vai, e vado. Oh, per fortuna, 5 eh, Rischioso. Ok, 5 da posizione rischiosa e complicazione. Quando entri. Uh, stai sfilando attraverso questa, um, questa crepa in, uh, in un modo incorporeo in, uh, uh, in questa doccia fredda che è entrare uh, come in una vasca gelata quando attraversi il, la barriera e vai nel ghost field. E ciò che, um, ciò che succede è che quando vai di là uh, ti ritrovi momentaneamente stordita. E ti rendi conto di essere uh, Lucilla, Garot e Garot. Per un attimo hai la visione di essere in tre e non sapere più chi è chi. Mm. E probabilmente ti fai l'idea, ma questa cosa scompare istantaneamente nel momento in cui uh, stai formulando nella testa il pensiero che forse qualcos'altro è entrato, qualcos'altro ha, ha seguito la, i tuoi stessi passi e la tua stessa via e ha preso le tue stesse forme. Oddio! <ride> Oddio e un attimo bene. dopo vedi appunto il tuo, come dire, il, te stessa fantasma che si dilegua all'interno del treno e, e per un attimo appunto la vedi sdoppiata e non sai se è una pura allucinazione oppure se è un qualcosa di reale e, e in più ti darei una complicazione di livello 1 di livello che è tipo eh, stralunata o qualcosa del genere cioè è, è veramente una cosa alienante già il fatto di essere in due ma di questo ci sei andato a pari e, e per un attimo hai come se qualcosa ti avesse, ti avesse violato talmente tanto da non sapere nemmeno più se tu sei una delle due. Ed è di livello 1 o 1 questa cosa? Okay. È. Sì, beh, è, è, è solo uno parende. stordimento, una specie di, uh, di nausea, di vertigine, sì. fa conto. ecco Sì, perché vedo da più punti, vedo tipo da, da, da sei occhi e la terza figura che non so bene qual è, possibilmente ne ha di più. Esatto. Comunque, questa so. è la cosa. E Cerco semplicemente in maniera nauseabonda di, di, nel periodo di, di, diciamo di ghost veil vale che mi rimane, nell'aldilà, del ghost field dentro al treno, di oltrepassare le guardie, di suddividerci, di andare ognuno nella sua direzione eh, e di, di, di cercare il vostro obiettivo. Ma più che altro di riuscire a far entrare i miei compagni era questa l'idea, poi di cercare l'obiettivo. Dunque, cercare una qualche tipo di, sai, di, di leva o qualcosa del genere, magari in una sezione del treno che non è così sorvegliata e dove magari ci siamo messi d'accordo che ci troveremo. Ok, era e. era questa l'idea. Timur, <ride> ti vediamo con la tuta da palombaro che stai scavalcando i binari attraversando questo nulla che è la stazione, come. cioè, immagini proprio un uomo sulla luna. Sì, 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 ma la, la tuta da Palombaro tra l'altro è, è estremamente pesante ed estremamente ridicola perché è adorna di una rete di, di, una rete di amuleti, di impicci inutili piena di... con un pesantissimo zaino che è collegato a una specie di appunto di punteruolo... Ehm, Elettroplasmico con cui Timur adesso si aggira e cammina con questi passi pesantissimi sul, sulla ghiaia, non so addirittura se forse nella, nella stessa armatura c'è qualche. in realtà è contenuto qualche spirito animale, tipo di qualche capra che aiuti a trasportarla per via del peso perché è veramente pesantissimo. In realtà no, perché a nessuno gliene frega niente dello stato di lavoro dei Jack. quindi allora, è proprio allora è letteralmente pesantissimo e sono affari tuoi. Pesante no, ed inutile. Bisogna sindacalizzarvi, ragazzi. E, mh, appunto, dimmi, dimmi dove sei, dimmi qual è il tuo, il tuo scopo, il tuo approccio e se, se hai qualcosa da fare, se no aspettiamo che Lucilla lavori da dentro e vediamo dove ci ritroviamo. Dimmi tu qual è il tuo... Ah, no, no, no. Tenente, tenente il, il palombaro va proprio verso il treno per fare il palombaro cioè, okay. ci sono problemi al treno. Lui ha il vestito di quelli che si prendono, tra virgolette, cura del treno dalle minacce esterne da fuori, infatti, e lui va a fare quello. Dimmi solo una cosa, hai anche l'elettroarpione in mano con uh, certo. tipo questo metro di scarica elettrica che dzzzz, su un bastone preso a due mani con questo grosso cavo pesante che ti va sulla schiena e cammini illuminato da questa specie di lancia uh, elettrica con uh, gli isolanti in, uh, in vetro sulla punta. Sì, eh, sì, sì, è proprio quella la scena. Ok, e i riflessi sul... Sull'elmo tondo da Parombaro in vetro eh, illumina i denti bianchissimi di Tenente che sogghigna, <ride> e non sappiamo chi è delle varie personalità. Oltretutto, eh, adesso è una gran confusione lì dentro. Cioè, siamo a posto. Abbiamo superato la singolarità, Garrote si è triplicata. Tenente ormai lì sono mille dentro. Manca solo Gullo, okay? beh, no, Gul ha già la bestia dentro. <ride> Dove avete ancora visto? Tutto. <ride> ok, eh, ditemi come qual è la prossima scena. Cosa facciamo? Aspetta, vediamo eh, di vedere se Garot vi eh, apre no. il passaggio. Sì. Sì, sì, voglio aprire la porta, o insomma i boccaporti, o che okay. sia, che sia fai sul tetto oppure proprio una porta laterale. Nessun problema, voglio... dimmi tu cosa, cosa vuoi aprire e vai a scassinarmelo. È il tuo lavoro e andiamo direttamente a quella scena. Tu. Uh, Ancora in, come dire, in versione forse parzialmente uh, incorporea e ti stai allambicando su, uh, facciamo conto, un portello, un portello inferiore, quelli uh, che si aprono verso il fondo del treno, uh, una specie di botola che usano appunto i, uh, i rail jack per scendere sotto il treno e pulire <ride> le cose che si incastrano nelle ruote finché il treno è in movimento. Sai cos'è il bello? Se qui c'è la locomotiva e magari, che so, qui verso il centro c'è il vagone dove noi stiamo per andare, l'idea è che Lucilla va di qua, no? E Garrot va, va verso, verso la direzione opposta, dunque verso la locomotiva. Uh -huh. E dunque apro magari questo, questo boccaporto sotto, proprio vicino alla, alla locomotiva dove c'eravamo concordati di, okay. di confluire in un modo, in un modo o nell'altro. Um, ok, vediamo. Devo tirare un, un finesse o qualcosa del genere sì. per aprire la. Sì, direi che è un finesse per scassinarla. Ok, ne tiro fuori i miei arnesi da scasso. Che non sei influenzato avere. dal tire, se non mi sbaglio. Um, no sono influenzato dal tire però ho degli ernesi da scasso mica male ok è vero perché hai due tacche sul tuo tire quindi arrivi a 4 e ci sei e in più sono fine lock lockpicks che mi danno un, un, un dato in più mm -hmm. no? sì, non abbiamo anche quality Sì, sì, infatti ho già contato quality ah, e fine okay, sono okay. due tacche sul vostro tire arrivate a 4 quindi sei in effetto standard e posizione rischiosa comunque c'è comunque gente in sì. giro e molto allarmata, uh, quanti dati allora in più? Ho, perché io ho per lockpicks. i sono... Lockpicks che oltre a essere fine ti dicono ti danno un dado in descrizione eh. quindi ce l'hai. E vado e la... il resto semplicemente nullifica la, la potenza del... Del... del lucchetto, da quanto ho capito. Uh, spero che funzioni. <ride> Se non funziona, una conseguenza CSee. fantastica. <ride> Ok, 5, successo parziale. Però rischioso in posizione rischiosa. Beh, io potrei semplicemente dare tacche al clock di pandemonio, che è sempre un'opzione. Un ok, ok. Altrimenti se, se, se magari viene scoperto da qualcuno ho anche la mia armatura da usare, ma mi va bene l'attacca per adesso. Ok. Ok. E tutto è a posto, ritorni parzialmente corporea. E, o meglio, quanto dura? Minuti forse. Quindi se vuoi, no, puoi rimanere. Pura... Aspetta, se volevo farlo durare diversi minuti, dovevo spendere più stress. Ok, allora dura probabilmente qualche minuto, il tempo necessario appunto per fare questa manovra. E si apre il portellone. E chi è che compare prima? Il faccione di, di Timur dentro l'armatura. Il dentro Ma No, appare sicuramente il dottore, ma banalmente per una questione di velocità. Ok, probabilmente sì. sì, sì. <ride> bene, okay. io entro da... Il portone è quello sotto, no? Uh -huh. sì. io... io entro da sotto e fatto bene, Lucilla. Proprio vedi che mi spolverano i vestiti? Quei dati... eh, dobbiamo ancora attendere, tenente? È il momento di indossare le maschere. E metto quella da Gaul. E, poi... e, Luca... ah, ecco. e Lucilla è sbiancatissima. Più, più bianca del genere, e, e ti guarda spossata con gli occhi arrossati da dietro la sua maschera, e cerca di formulare delle parole mentre aspettiamo il, il palombaro <ride> che vediamo dall'esterno, <ride> tenete mascherata da Big Daddy arriva. <ride> Poi vediamo che si abbassa sotto il treno con rotola yeah, no. Esatto. Ok, e solo la prossima domanda è: Tenente: da qui in poi terrai l'armatura da Rail Jack? O no? S sì <ride> Ok, sarà difficile muoversi furtivamente. Ma no, a questo punto non ne ho cioè Abbiamo fatto esplodere una bomba sull'elettrobarriera. Su, sull no, cazzo nel senso me? che per adesso non sanno che voi siete dentro. però. E, e dentro eh. c'è ancora tutto il personale che guardava il treno. Quindi, come dire, tutte le guardie del corpo, tutti i dignitari sono ancora tutti qui dentro. È tutto di piano, Antonio. De, ma infatti, no, no, volevo solo chiarire gli estremi del piano. perché sì. C'è un perché, non ti preoccupare. Cioè, perché mi fai soltare l'elettrobarriera? È un diversivo. E, Garot, infatti... Garot fa... Garot, e chi è l'uomo più al sicuro di tutto questo? il Quello folle della... Timur che ha una cazzo di barriera <ride> contro i fantasmi addosso <ride> un'armatura contro i fantasmi addosso e Lucilla fa appunto completamente sbianchita a a, a... a Dottor Vertigo gli fa c'è qualcos'altro nel treno e, e... e glielo ripete c'è qualcos'altro nel treno come se bisognasse ripeterlo Affascinante, ovviamente eh, non, non abbiamo troppo tempo per discutere, però si. Sì. Timur, eh, Timur li guarda e fa: c'è qualcun altro, nel <ride> <treno>. <ride> entra, entra là nel testone da palombaro di Timur. Okay, avete, un direi, almeno un paio di vagoni da attraversare per arrivare al quello che è il vostro, il vostro obiettivo. Immaginatevi i vagoni eh, tipo l'Orient Express. Con l'unica per quello che è l'arredamento interno, la differenza è che eh, il calpestabile dei vagoni dove voi camminate nei corridoi è almeno un metro e mezzo da terra perché il treno è estremamente più alto rispetto ai binari sotto, eh, c'è tutta una serie di eh, meccanismi e protezioni che servono per isolare la parte, la parte della cabina, e quindi il treno è molto più alto di un treno normale. E, e anche molto più largo perché mentre nell'interno lo spazio, diciamo, abitabile e gestibile è quello di un treno come lo conosciamo noi: un treno ottocentesco. I finestrini e le pareti sono larghe almeno tipo 15 centimetri di vetro massiccio. Cioè, è, è, è come se fosse una, un ambiente assolutamente blindato e estremamente pesante. Quindi Uh, siete effettivamente in una bolla, da qui il, i rumori esterni non, non entrano praticamente. Vedete uh, la gente fuori che, che corre uh, con la coda dell'occhio: vedete qualcuno che tipo bussa un vetro e vedete la bocca spalancata ad urlare qualcosa, ma da dentro non sentite assolutamente niente. E ma immagino che ci siano proprio le manate sanguinose a un certo punto, tra un, po', tra un po', oh. ehm. Una um, bassa uh, musica uh, riempie gli ambienti, uh, La <ride> musica di, di archi, di, di violini, uh, è diffusa su tutto, il, su tutto quanto il treno. Comunque Garrot, come di piano, non va nella direzione del vagone quello con dentro l'uomo dalla spilla, lei va nella locomotiva. Ok. E quindi eh, voglio prendere il controllo del treno. Il treno va sotto potere proprio, non, certo. non ha bisogno della stazione. L'idea è di farlo avviare perché ormai non ci ferma più nessuno, e di farlo andare <ride> nei locali tecnici. Perfetto. Quindi ti rottate il treno, e... oppure sai, sai che cosa? Visto, visto dov'è farlo andare forse. Sto pensando. Locali tecnici o Carrot ve lo chiedo: locali tecnici oppure molo? Io sento dentro di me che faremo fast and furious coi treni, lo so. Dai, 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 aspetta. Ah, che No, questo è proprio Speed. È speed, sì, col treno, tipo, non può fermarsi, sono i fantasmi, ci prenderanno. Ok, e il colpo finirà <ride> fuori da Dospol Cioè, tipo. Sa sai, che cosa? Sa sai che cosa? Io stavo pensando che se andiamo al docks abbiamo la barca per scappare eventualmente. Però sapete che cosa? Anche i locali tecnici hanno dei, hanno dei moli, dunque io andrei lì. Ma tutto ha dei bolle da aswalt, cioè. Infatti. infatti. <ride> allora, considerate ma... che probabilmente ci sono dei canali che non sono segnati e che attraversano comunque tutto quanto la zona della stazione, quindi quello sì. c'è quando servirà. E dovete assaltare il, la locomotiva. Domanda Antonio, quindi? io, eh, dato che questi vanno nel go oltre l'elettrobarriera, dato che comunque non hanno delle protezioni presuppongo che, cioè, una protezioni molto particolari, comunque l'aria si è riciclata, giusto? Sì. Cioè, non condenarmi delle robe cave, entrate, fa, oh guarda, ho succhiato un fantasma dentro l'impianto di condizionamento. No, oh, <ride> no, no, sicuramente c'è una specie di, di impianto tipo bombole di aria compressa che vengono riempite oh. nella città e dopo vengono usate e rifiltrate. Io so dove sono, no? Hai un modellino del treno che giace eh. sul tavolo con le mappe e i coltelli esatto, hai eh, capito, poi, prendi un bel respiro Io immagino, ah, aspetta, che, di che in questo momento c'è l'inquadratura appunto del tavolo con il modellino di tuo nonno totalmente smontato con esatto. tutti i pezzi in maniacale ordine hai presente quando esatto. si fanno gli esplosi dei modellini ecco, tutto posizionato sul tavolo esatto, e, e vedi Gaul in mano tua, dimmi esatto, vedi che Gaul fa dobbiamo prendere il vagone prima della lì vi è una valvola di scambio dell'aria e quindi torniamo al presente e vedi Gaul che si avvicina praticamente a una di quelle. Diciamo adesso non, so, non so detto a livello ingegneristico se tu vuoi, che di una ciamba wamba qualsiasi. Sì? una ciamba wamba che praticamente è fondamentale perché l'aria ricircola tutta da lì per il salto della, della ingegneria di sto treno. E ci scarico dentro, con, apro praticamente la cosa, ci scarico dentro eh, un intero, una intera bandogliera alchemica, quindi tre dosi di, ti dico subito perché non mi ricordo quale sia, uh, 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 äh, trans powder se non sbaglio, che dura il giusto, trans powder, ok, che va inalata, gli scarico tre dosi di trans powder, è soltanto quello che colpisce i vagoni che ci interessano, praticamente creano una um, eh, trans ipnotica quando sei inalato. Ok, buono. Diciamo okay. che come effetto, visto che lo usiamo su così tanta gente, eccetera, potrei darti come effetto il fatto che finché il treno è in movimento e voi lo portate da a dove volete, da lì a dove volete, non avete conseguenze dagli altri, dagli altri vagoni. Non sarà così, come dire, da qui fino alla fine dal colpo, però oh, no, nell'immediato no. futuro. Mi serviva solo per fare una cosa dopo. Ok. Ti dico, Però... l'effetto sarà qualche, qualche minuto, non è che dopo andate là e sono tutti per, per sempre imbambolati. No, no, a me bastano due minuti dove i due vagoni che ci interessano siano staccati, in modo tale da poi, quindi tiro per questo e vediamo cosa succede. Vai, infatti, tiro magari tinker. non succede. E... Esatto, succede un casino. Tiro Tinker, direi. Sì. Posizione disperata, rischiosa. Uh, sei in posizione controllata per adesso ah. perché secondo me. Adesso, effettivamente, siete riusciti a ricavarvi un piccolo momento di, di pace. La gente sta facendo una caterva di altre robe e non bada a voi. Ok, 3-3-1. Ok, il, um, il problema è questo: il, uh, semplicemente perdi l'occasione. Uh, come, come succede dai tiri controllati quando fallisci? Cioè, um, il, uh, la dose che hai calcolato di Transpowder. È troppo poca per il volume d'aria che calcoli mentalmente dato il diametro dei tubi e dato il, le valvole. Probabilmente hanno che ne so, riaggiornato l'impianto dal, dal progetto originale. E adesso le cose, i conti non ti tornano più. Però posso ritentarla a difficoltà rischiosa. Uh, se vogliamo, sì. Io Anzi, me la uh, no, no. Sì, press by sizing risk opportunity. Sì, me la gioco a rischiosa con un'altra gioco un'altra cosa di bandoliera quindi non ne ho più quindi, ho già usato due robe. E me la rigioco mm. con Tinker altrimenti eh, tenente eh, si vede nelle scene intorno al tavolo. Passa la fiaschetta con eh, l'essenza del sonno al dottore e gli dice. Sono sicuro che sarete in grado di, replic di replicarla nella quantità utile. E, e, e aspetta, immagini il dottore che ti fa: mm, quella la terra come ultima spiaggia, è eh, abbastanza rischiosa eh. da usare. E sì, dopo ritorniamo esatto. sul treno con il dottore che vedete che sfila la boccetta come dire: mm. No, così ti puoi lasciare il dottore che gli fa: sì, potremmo usarla, sperando soltanto che non si mischi con la polvere della trans, potrebbe causare effetti imprevisti. <ride> e vedete che nel colpo, un istante dopo aver buttato dentro la polvere, <ride> apre la giacchetta, tira fuori la fiale e fa... Mm", scuota le spalle come dire, vabbè. <ride> Capita. Qua stiamo, qua stiamo catalizzando il bad trip, ok? Andiamo okay. cioè, a stiamo... vedere cosa succede. Vai, Ritiro da posizione rischiosa e vediamo gli effetti collaterali dei... Eh, mi dai un bonus dice Luca? Uh, sì, sì, certo. Sì. Okay. Okay. E tra l'altro uso anche l'oggetto al posto tuo perciò 4-4-4-1, ragazzi. Vabbè. Però un 4, dai. Dai, 4. ok, è un successo parziale. E m, direi che come conseguenza eh, ne vieni parzialmente drogato. Cioè, sì. eh, devi. Uh, armeggiarci con uh, talmente um, tanto vigore o comunque uh, improvvisando con quello che hai tipo versandola a mano e spandendo anche gocce in giro tentando di fare con la mano uh, tenendo fermo un tubo con la mano eccetera e inali alcuni vapori sì, mi va bene. quindi da posizione rischiosa direi una condizione di livello 2 che puoi comunque assorbire uh, che è drogato Assorbire, eh, non me la gioco. Assorbire sono 6, dando 6 meno. Eh, su, sarebbe su in questo caso Insight or Prowess. Questa cosa secondo me è. Dimmi tu come te la vedi in realtà. Non so se è fisica o mentale. No, me la vedrei su Insight perché. Tu lo farai scegliere. Più. Perché è molto tipo schivo e vapori, no? Cioè, nel senso. Me, la vedo tipo, me ne intendo. Sì, sì, sì. Cosa, vu cosa meglio, vuoi dire? Sai cosa? Ti gli droghi. Ma... Gli allucinogeni o il somifero? Diciamo che ti droghi, ma sai di essere drogato. Quindi, come dire, mentalmente riesci a reagire ai... alla situazione. Sì, esatto, sì. Vai. Cioè, tipo, print, tipo allora... Ah, sì, ho un verme che mi cammina sul braccio, ma quel verme non è reale. Sì, tipo, alla beautiful mind, no? Ok. Sei? Ok. Perfetto, quindi non. Doppio no, no, hai fatto critico, quindi ti pulisci uno stress addirittura. Ah, ah è vero, critico, mi ero dimenticato che il doppio 6 è un critico, fantastico. Hai Pulis capito, le, le droghe lo potenziano. Pulisci uno stress ed effettivamente vai, vai in up. Sì, tipo praticamente. No, praticamente. Ehm... Mi sentite? Sì. Mm -hmm. Ah, mi sono saltato un attimo il microfono. Praticamente, eh, in realtà, la droga l'ha rilassato. Se lo vedete sorridere in, piena... in pieno controllo di sé e... e a questo punto immagino vi giriate verso la locomotiva. Mentre, allora, tenente dentro alla, alla tuta da palombaro, dunque non ha problemi, Garoff semplicemente tiene il respiro per quei 30 secondi per, il, per, per le droghe di dissiparsi nell'aria. E poi dopo. E te, la cosa inquietante, Garrot, è che dopo 30 secondi ancora non senti la necessità di respirare, così, eh, così violenta come ti saresti aspettata. <ride> ok, rimango stralunato, va bene. Io guardo garrotte e poi passo la scena a voi e vi, e vi dico sapete cosa dobbiamo fare e parto dalla parte opposta, eh, perché io vado a fare un'altra con negli altri due vagoni in fondo, ovvio lascia a voi, mm. tenente si guarda intorno e poiché in ogni locomotiva che si rispetti c'è un'accetta attaccata al muro. Sì, beh, siete in, non, non muro. siete ancora nella locomotiva adesso. Siete diciamo, <ride> in un locale tecnico tra la locomotiva e i vagoni, ma sicuramente un'accetta c'è. Uh, Garrot in una mano ha un pugnale da lancio e nell'altro ha il coltello seghettato. E, e poi ultima cosa, immagino, immagino dai locali tecnici o dalla locomotiva ci sia un modo per risalire sulla, sul tetto. Essenzialmente, beh, Perché... se è appena entrato, puoi riuscire da sotto e scalare esternamente il treno. Banalmente, uh, um... <ride> tenente guarda Garrot e fa: beh. Ci vediamo a qualche vagone più avanti e, 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 va, e va sul tetto. E fa attenzione là fuori, mm -hmm. ok. Ho un'accetta <ride> <ride> in arca, semplicemente un sopracciglio, Quindi, come... in... mm -hmm. si aggancia sulla schiena, tipo l'arpione elettrico, <ride> hai quello per adesso spento sulla schiena e un'accetta in mano, non si sa perché, tra parentesi, ok. Ehm... ditemi voi adesso chi è secondo voi la prossima scena funzionale che dobbiamo guardare Garrot che fa partire la cognitiva okay. ah, dobbiamo far muovere il treno dunque Garrot vuole entrare nella cioè, non so se vogliamo fare l'approccio duplice da sopra e da, da sotto eh. nel treno però comunque Garrot approccia, approccia per un momento cerca di ascoltare dove vanno i passi di tenente sul treno passi pesanti, poi, poi si avvia decisa eh, perché ci siamo concordati prima cosa fare dunque, non c'è bisogno di dubitare oltre al lieve senso di stralunamento e nausea che sente e, e va con, i, con, i suoi, con le sue armi ben impugnate e cerca di entrare nella locomotiva che immagino che sia in caos totale uh, Certo, beh, nella locomotiva ci sono tre persone e due sono quelle preposte sostanzialmente alla guida del treno, il terzo è l'ufficiale che, che ha la responsabilità del treno. E vedi che stanno armeggiando con quello che sembra essere un. Uh, un telegrafo a voce, quindi una, uh, una cosa che contemporaneamente uh, spedisce messaggi telegrafici, ma c'è anche una cornetta dalla quale uh, sentire un qualche eco, eco vocale, e stanno tentando di comunicare con, uh, con la torre di controllo della, della stazione, vedendo di capire cosa, cosa sta succedendo. La Questa porta, è la scena è che o... vedi dalla, come dire, dalla tua posizione sicura e sulla quale dimmi come agisci la porta è un, un pelino aperta o è chiusa te la devi aprire ma facciamo conto che quello è già successo ti do già una, come dire, una vista sulla, uh, su questa scena e per adesso okay. sei ancora uh, nel locale dove eravate prima tutti e tre allora, eh, Garrot, poco prima di fare irruzione, non credeve, cioè devo scassinare la porta. Per... No, 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 la porta te la, te la lascio andare, dimmi okay. in genere come risolvi anche, la macroscena. Anche perché immagino che sia stato un casino e con la porta magari è aperta mentre lì sì, sono Sì, magari distracco. qualcuno se l'ha effettivamente lasciata aperta alle spalle o no, Dio sa. Mm. Uno, uno, uno maneggia con i controlli del treno l'altro guarda fuori dalla finestra il terzo è lì con la radio e cose del genere e Garrotta arriva da dietro si fa cadere, cade una, una boccetta che rotola via, è vuota la pozione di silenzio mm. che crea un'area di silenzio attorno a me e non è tanto per non farlo sentire agli altri nel treno ma è perché in quel compartimento specifico voglio ammazzarli uno dopo l'altro senza che si accorgono dunque Sai, Voglio approfittare del certo. fatto che magari in un momento sono girati e così e poi ne ammazzo uno. E in rapida sacco, sequenza e ogni volta nessuno esatto. sa che stanno cadendo, Esatto, magari l'ultimo si gira all'ultimo momento. Questa è l'idea. Poi quello che succede... Lo vediamo. decidono i dadi. Esatto, è un prowl. È un prowl ti... Vediamo allora un attimo cosa, cosa abbiamo per, uh, per la scena. Il, uh, um, uccidere tre persone sarebbe normalmente impossibile con Prowl, ma lo puoi fare perché hai la pozione di silenzio che quindi limita gli effetti collaterali di un attacco su successivo. Considera, quindi... che ho, considera che ho uh, qualche, coltello, qualche coltello, coltelli da lancio e se no ci metto anche una pistola o spazio, <ride> tanto okay. non si sente niente. Esatto. E dunque praticamente entro, prima uno lo accoltello, l'altro lancio la coltellata e il terzo lo pistolo. Okay? ok, direi che la posizione è rischiosa perché alla fin fine l'unico effettivamente uh, effettivamente capace di reagire è il uh, l'ufficiale. Mm. E quindi... È quello pistolo. E quello <ride> è armato. Gli altri sono, come dire, tecnici che non... Non sono molto capaci di reagire dal punto di vista marziale. Quindi ti direi una posizione rischiosa, okay. effetto standard. Yes. Tra l'altro abbiamo anche le armi migliorate, giusto? Mm -hmm. cosa, sì. cosa cambia? Cambia semplicemente l'effetto, giusto? Sì, diciamo che yeah. okay, facciamo che è un great, nel senso che li ammazzi tutti e tre. Ma Potrebbe anche controllare il mio stralunato, semplicemente. Comunque... Uh, ma lo stralunato adesso non te lo conto. Mi... Quello mi serve quando, ad esempio, provi a concentrarti o fare un qualcosa di mentalmente impegnativo. Ho capito. Vabbè, vado dai, tiro standard. O oh, hai detto great? Uh, great, perché è un effetto grande uccidere tre persone. Ok, rischioso. Great con tutte le armi che mi, mi porto dietro e vado. Vediamo che succede. Ah, 6! Ok, ce la fai pulito e nel momento in cui ritorna il, ritorna il, il rumore, se ricomincia a sentire il, il tuo respiro, che è l'unico rumore che si sente nella stanza, eh, se non per un gocciolare di sangue che eh, esce dal labbro di uno dei due piloti del treno appoggiato con la testa alla eh, pulsantiera, e dal quale cade costante una goccia di sangue eh, e la punta del pignale gli esce tra eh, gli incisivi dopo essere entrato sulla nuca.